adesso parliamo di teatro, un'arte nobilissima, un'arte bellissima. Diciamoci anche che se non fosse per il teatro non esisterebbe neanche il cinema. Diciamocela tutta, diciamo tutto. Da oggi finalmente si potrà tornare a teatro. E sono molto contenta di avere qui Antonio Piccolo, regista, attore, autore, c'è tutto praticamente. Teatrante, va. Teatrante. Generico. Ma bella questa definizione, teatrante. E quindi diciamo che per te e per tutta la categoria di attori, registi, ma non solo, delle tantissime professionalità che orbitano nel mondo dello spettacolo e del teatro, che sono tantissime persone, oggi è un grande giorno finalmente. Sì, perché riaprono vari teatri, le misure. È un giorno forse importante più simbolicamente che non concretamente, perché per molti spazi, soprattutto piccoli, le cose non sono così semplici e non lo saranno ancora per molto. Però io non ho una sala, quindi non mi posso addentrare. Infatti, troppo. Anche perché sai, la bellezza, anche soprattutto di Napoli, è che insomma, non solo i grandi teatri, che cioè per esempio pensiamo al San Carlo, no? Che è un'opera d'arte, ma anche, come dicevi tu, dei piccoli spazi, perché si fa teatro non solo proprio nel teatro, oggi si riesce a fare teatro anche in tanti altri luoghi dove però si può ricreare quella bella magia, e oggi può essere un po' più complicato. No, ti dirò di più, il polmone che dà ossigeno a tutto il sistema teatrale probabilmente è rappresentato dalle sale più piccole, dalle sale alternative, diciamo, a quelle tradizionali che abbiamo in mente, alle compagnie più piccole e volenterose, da cui poi nascono le stelle che si illuminano, insomma, nel cielo degli spettatori che frequentano meno il teatro. Insomma, quando noi parliamo di attori pensiamo forse alle star, ma quelle sono la punta di un iceberg. È vero. Sotto ci sono tanti cubetti di ghiaccio, che sono le piccole compagnie e le piccole sale. È vero. Senti, allora, questo periodo di quarantena abbiamo visto, ormai fortunatamente passato, che molti artisti hanno proposto lavori, delle opere anche un po' in solitaria, no? Diciamo, il lavoro dell'attore può essere anche in solitaria, però è chiaro che quella magia si perde un po' sul web. Tu che cosa hai fatto in questa quarantena? Cioè, un attore, tu che sei teatrante, soprattutto teatrante, come ha vissuto questa quarantena? Anche perché poi è diverso, no? Dall'attore di cinema all'attore di teatro, che l'attore di cinema paradossalmente si può, ha potuto anche registrare qualcosa di che in un futuro, abbiamo visto tantissimi registi che hanno preso tante testimonianze da attori e ne faranno dei film, ma il teatrante come fa? Come ha fatto? Ma allora, personalmente io invece non sono stato attivo, diciamo che oltre a un distanziamento sociale ho mantenuto un distanziamento social. Bene. Io ho la fortuna di saper scrivere, quindi ho passato molto tempo a scrivere, a dedicarmi a dei progetti che avevo già in mente, e così passare il tempo, diciamo, questa è stata la mia fortuna. Ho visto che molti colleghi si sono dati da fare, non solo chi lavora con l'audiovisivo, anche chi ha fatto teatro, ha fatto molti video, letture, eccetera. Secondo te si è perso un po', sai, di magia di quella cosa del teatro? È evidente che non è la stessa cosa. Oggettivamente, nel momento in cui cambi strumento, cambi anche linguaggio. In realtà, diciamo, non aveva nessun nesso con il teatro, però non c'è niente di male in questo. Beh, certo, chiaro. La recitazione chiaramente si presta a varie forme, quindi anche il video andava bene. Credo sinceramente servisse più a chi lo realizzava il video che non a chi lo guardava. Ed è una cosa è una bella riflessione questa. Comunque va benissimo anche questa, non lo dico come giudizio negativo. Giustamente un attore aveva anche il bisogno di esercitarsi e anche di trovare il modo, come tutti, di non soccombere alla paura, alla preoccupazione, che giustamente. Senti, tu adesso sei in super lavoro perché a luglio finalmente tornerai in scena. Raccontaci un po' di questo nuovo spettacolo, e soprattutto se
era già prevista con questa uscita o avresti o hai immaginato, avevi immaginato degli scenari diversi? Sì, questo è un tasto molto importante. Noi, io con la mia compagnia Teatro in Fabula, avrei dovuto realizzare un nuovo testo con 5 attori, una scenografia abbastanza importante, costumi e tutto. È saltato il progetto perché si sarebbe dovuto realizzare proprio nel periodo dell'emergenza e a quel punto abbiamo preferito soprassedere. Dovevamo essere ospiti con questo spettacolo al Napoli Teatro Festival, ecco, che è stato prima rimandato a settembre, ma sempre con un punto interrogativo, poi improvvisamente è stato rianticipato. Quando ci è stata chiesta la disponibilità, noi abbiamo preferito rimettere in mezzo un nuovo, cioè una vecchia, un vecchio spettacolo che in realtà aveva fatto pochissime repliche a ottobre 2019. Quindi ne avete approfittato. Abbiamo approfittato anche perché è uno spettacolo non solo già pronto, ma è quasi un monologo. Sto in scena io con un musicista. Ricordiamo anche il titolo. Sì, si chiama Troia City, la verità sul caso Alexandros. Ed è uno spettacolo tratto da dei frammenti di una tragedia di Euripide che è andata perduta. Ma voglio subito tranquillizzare gli spettatori, nonostante stia parlando di tragedia e di Euripide, di teatro greco, che forse può spaventare gli spettatori. Invece, grazie anche a Lino Musella, che è il regista, e che con cui abbiamo tutto il progetto, abbiamo pensato insieme anche prima della mia scrittura. È uno spettacolo, secondo me, invece molto Fruibile anche al grande pubblico, possiamo dirlo. È veramente, noi abbiamo cercato di fare uno spettacolo affabulatorio, cioè insomma che riuscisse a catturare. Non c'è bisogno di studiare l'argomento. Allora, prima facciamo di una cosa, noi abbiamo il trailer, no? Sì. Noi facciamo così, ce lo andiamo a vedere. Benissimo. E poi finiamo di raccontarlo, così magari i nostri telespettatori capiscono anche e li invitiamo chiaramente a vedere, no? Certo. Quindi guardiamo e poi ritorniamo. Frammenti, frammenti, frammenti. Brucia Troia, brucia col fuoco. I rotoli, i papiri, i rotoli. Alexandros. Qualche anno fa Ecuba, incinta, fece un incubo terribile. Sognò di partorire un ecatonchio armato di torce ardenti che bruciava la città. Un ecatonchio è un gigante con 100 braccia e 50 bocche che sputano fuoco a loro volta. Dunque Ecuba sogna di partorire questa specie di polipo gigante che sputa fuoco da tutti i suoi tentacoli e da tutte le sue bocche in giro per la città. Gli indovini naturalmente si allarmarono. Re Priamo, Regina Ecuba dissero: c'è solo una cosa da fare, bisogna uccidere il bambino che sta per nascere, oppure questi sarà la causa della distruzione di Troia City. Quindi, come quel bambino è arrivato lassù invece è un mistero, anzi un giallo, un vero e proprio giallo, il primo di questa storia. I due presero il bambino, lo allevarono, lo amarono, lo chiamarono Alexandros. Quindi è ben chiaro che stiamo parlando di una piacevole serata da trascorrere finalmente a teatro, quindi niente di tragedia greca, immaginate tipo la Ida o la Carmen, la Traviata, queste grandi opere bellissime. Sì. Però mi rendo conto che non è per tutti. No, secondo me dai 13 anni in su, ma anche 12, no, invece sì, perché tra l'altro l'abbiamo giocato anche su... Non è per tutti le grandi opere, cioè queste qua, no, un po' più, questa okay. Qui invece è il contrario, no, questa sì. Intendevo dire, che comunque sì. È il contrario, per cui
davvero questa è adatta un po' a tutti. Sì. Quando e dove sarà messa in scena? Sarà in scena il 7 e l'8 luglio al palco Fagianeria, allo spazio della Fagianeria del Bosco di Capodimonte. Niente, dove gli orari ancora non li so, però se vi aggiornate sul sito del Napoli Teatro Festival sicuramente li troverete. Adesso, dopo questa, aspetta, c'è qualcuno che ci suggerisce qualcosa nel frattempo, quindi dobbiamo abbiamo altre news. Sì, no, il 25 luglio poi saremo in scena in un altro importante festival, ecco, che è il Kilowatt Festival a Sansepolcro in provincia di Arezzo. Ah, bene, ottimo. Però quando replicherete di nuovo? Qui cioè, avete qualcosa in programma? Anche perché poi che estate sarà per voi adesso? Ma noi siamo anche abbastanza fortunati, non mi posso proprio lamentare, perché appunto in un periodo in cui è difficile lavorare, già essere presenti in due festival piuttosto prestigiosi come il Napoli Teatro Festival e il Kilowatt è già una fortuna. Poi come tutti staremo un po' a vedere cosa succede e a capire cosa possiamo fare l'anno prossimo. La nostra compagnia per esempio lavora molto con le scuole, è tutto, la situazione è tutta in divenire in questo momento. Senti, la stagione si dice che, anche se non è che sono proprio d'accordo, è una stagione teatrale, cioè l'estate è la stagione bassa, diciamo, del teatro. Sì e no, perché poi ci sono tanti festival, tante occasioni anche all'aperto, no? Tu come la vedi, che ne pensi di questa cosa? Anche perché adesso cambia tutto, chiaramente. Sì, no, come no, anzi, l'estate è un'opportunità di lavoro di solito molto, molto importante e tra l'altro anche in Campania normalmente abbiamo tante cose e mi rendo conto che le regole cambiano giorno per giorno e quindi siamo tutti in attesa, insomma, la situazione è proprio in continuo cambiamento. Senti, una piccola curiosità, no? Si parla tanto di distanziamento sociale, tante riaperture, la regola base per tutte è ancora il distanziamento sociale, laddove non è possibile, mascherina. Questo anche per i bambini, motivo per cui ancora non sono state riaperte le discoteche, perché è difficile creare il distanziamento sociale nelle discoteche. Ma nel teatro? Ma come si fa? Perché se ci sono scene, non so, di combattimento, piuttosto che d'amore, piuttosto che anche di una chiacchierata, no? Come si fa a mantenere il distanziamento sociale? O non si mangia, cioè, o non si fa? Guarda, proprio sulla scena, sul palco. Sì, come ti dicevo, lo spettacolo che facciamo ora noi l'abbiamo proposto proprio per ovviare a questo problema, perché dato che siamo in scena io e Marco Vidino, ma io come monologante, Marco Vidino la sua postazione musicale, lo abbiamo fatto apposta per non porci questo problema. Ma diciamo che artisticamente non è impossibile fare in modo che gli attori stiano distanti, chiaramente se non è una misura che dura per sempre, diciamo. Ce lo auguriamo. Ci sono degli spettacoli dove questa cosa accade normalmente, quindi se uno ce li ha pronti oppure li prepara adesso è anche possibile. Quello che è strano ancora in questi giorni, ma io credo che andrà correggendosi via via, è la difformità delle misure tra un campo e l'altro, perché in questo momento gli attori, secondo le regole, non si possono nemmeno passare gli oggetti di scena. Io capisco che non si possano baciare, che non si possono abbracciare, non si possono passare gli oggetti di scena quando, se non sbaglio, oggi riaprono i campi di calcetto, no? Dove gli atleti, insomma, o anche gli amatori, comunque sudano e si scambiano umori corporali, quindi diciamo già la situazione è complicata di suo. Se si chiarisce un po' meglio, se si uniforma ad altri campi, sicuramente ci agevoleranno il lavoro, visto che per un po' di mesi a quanto pare... Anche perché così facendo non puoi neanche programmare, progettare, no? Voglio dire, o anche scrivere, cioè immagino, sai, che delle volte quando ti vengono delle idee, poi dopo, implosione, non posso, non si può questo, non si può quello, sì. Che poi questo è il vostro lavoro, no? Il lavoro di tutti coloro che fanno teatro, è un vero e proprio lavoro, e quando non si può, non si lavora. Sì, no, e poi per esempio c'è un campo molto importante nel teatro che è quello dei laboratori, della formazione, che a volte non sono, anzi nella maggior parte dei casi non sono laboratori per persone che vogliono diventare attori, perché il teatro è un grande pretesto per lavorare
sulla timidezza, su problemi, certo, fisici. È terapeutico, tanto. Quindi forse, tra l'altro, diciamo che mentre uno per la prossima stagione si può anche inventare uno spettacolo in cui si rispettano tutte le norme di distanziamento sociale, la cosa che può venire a mancare veramente, non solo come lavoro ma come opportunità per gli allievi, è quella dei laboratori. Quindi io spero che ci sia, intanto, che le notizie sanitarie siano sempre confortanti, migliori, e noi facciamo sempre i bravi tutti, perché come vedete ci sono tante difficoltà, cioè il mondo è il mondo del lavoro, il mondo dell'intrattenimento, il mondo del divertimento, il mondo del benessere, della salute, talmente vasto, e davvero ognuno di noi deve fare la nostra parte per il rispetto di tutti, perché cioè, se facciamo i bravi tutti possiamo fare un po' di tutto, se facciamo i cattivi qualcuno può e qualcuno non può, irrimediabilmente. Quindi l'appello è davvero per tutti, tutti quanti. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie mille di essere stata con noi. Ricordiamo ancora una volta lo spettacolo, sì, dove devono venire a trovarvi. Sì, Troia City, la verità sul caso Alexandros, regia di Lino Musella con Antonio Piccolo e Marco Vidino. Il 7 e l'8 luglio al Bosco di Capodimonte, palco Fagianeria, Napoli Teatro Festival. Sul sito del Napoli Teatro Festival troverete tutte le informazioni. Poi per chi è del nord, il 25 luglio al Kilowatt a Sansepolcro. Benissimo, chi ti ha suggerito prima? Ah, ok, l'ha detto. Grazie a te e grazie a tutti i vostri spettatori. Vogliamo anche ringraziare Gabriella. Certo, grazie a Gabriella Calviati, la detta stampa di Teatro, scusate, in Fabula, assolutamente. Storica collaboratrice di Teatro. Quindi mi raccomando, tutti a teatro, tutti quanti a vedere il nostro amico. Adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, vediamo, restiamo nella cultura e vediamo qualche consiglio per leggere dei bei libri. E poi ritorniamo a parlare di cinema.